Nella lezione di oggi vedremo il procedimento di calcolo per trasformare un numero decimale limitato nella corrispondente frazione generatrice. Abbiamo già visto nelle lezioni precedenti che una frazione può essere sempre scritta o come numero intero, e queste sono le frazioni apparenti, oppure come numero con la virgola, un decimale limitato, oppure un numero periodico. Facciamo un esempio. La frazione 5 quarti corrisponde a un numero con la virgola. Quale numero? Beh, per saperlo basta eseguire la divisione numeratore diviso denominatore, cioè 5 diviso 4 in questo caso. Se eseguiamo la divisione come ci hanno insegnato le maestre, vedremo che il risultato è 1,25, quindi il passaggio dalla frazione al numero decimale è molto semplice, richiede il calcolo di una divisione. Ma il procedimento contrario come si svolge? Cioè, se io ho un numero con la virgola 0,38, a quale frazione corrisponde questo numero? Come si passa dal numero decimale limitato periodico alla frazione? Bene, oggi vedremo proprio come si risolve questo problema. Bene, cominciamo con il problema più semplice, cioè la trasformazione da un numero decimale limitato alla propria frazione. La regola afferma che la frazione generatrice di un numero decimale limitato è la frazione che ha per numeratore il numero stesso, scritto senza la virgola ed eventualmente senza gli zeri che stanno davanti al numero, e per denominatore un 1, seguito da tanti zeri quante sono le cifre decimali. Tenendo la regola sotto gli occhi, cominciamo a vedere alcuni esempi. Riprendiamo lo 0,38 di prima ed è uguale a 38 centesimi. Ragioniamo un attimo. 0,38 significa 0 unità, 3 decimi e 8 centesimi, oppure 38 centesimi, e infatti la frazione si legge proprio 38 centesimi. Ora, perché 38 centesimi? Se controllo la regola, questa mi dice che al numeratore io dovrò scrivere il numero 0,38 scritto senza la virgola e senza gli zeri che stanno appunto davanti al numero, quindi non scriverò 0,38 ma 38 al numeratore. Al denominatore invece andrò a scrivere un 1 seguito da tanti zeri quante sono le cifre decimali. Qui ho due cifre decimali, quella dei decimi e quella dei centesimi, quindi andrò a inserire al denominatore un 1 seguito da due zeri. Naturalmente 38 centesimi è un numero che posso semplificare e quindi appunto andrò a dividere per 2 ottenendo 19 cinquantesimi. Vediamo un altro esempio, 2,3, che è uguale alla frazione 23 decimi, perché al numeratore scrivo il 2,3 senza la virgola, quindi scriverò 23, e al denominatore un 1 seguito da un solo 0 perché ho una sola cifra decimale. Ora vi chiedo di fermare il video e di prendere la calcolatrice. Provate a eseguire il calcolo 19 diviso 50 e vedrete che il risultato è proprio 0,38. Naturalmente non ci serve la calcolatrice per sapere già che 23 diviso 10 è 2,3, lo possiamo fare tranquillamente a mente. Vediamo ancora altri esempi. 0,008. Allora abbiamo detto, scriviamo il numero senza la virgola e gli zeri antecedenti, quindi al numeratore andremo a scrivere solo 8 e al denominatore un 1 seguito da 3 zeri perché qui ho 3 cifre decimali. Posso semplificare e ottenere, dividendo per 8, numeratore e denominatore, 1,125. Un ultimo esempio. 30,5 sarebbe 305 decimi. Scrivo il numero senza la virgola al numeratore. 30,5 diventa un numeratore pari a 305 e al denominatore un 1 seguito da un solo 0 pari alla cifra decimale, l'unica cifra decimale che abbiamo, che è il 5, la cifra dei decimi. Anche qui posso semplificare ottenendo 61 mezzi. Anche in questo caso, calcolatrice alla mano, e provate a eseguire le divisioni 1 diviso 125 e 61 diviso 2 per verificare che i risultati siano proprio i due numeri decimali da cui siamo partiti.